sono qui in veste di coordinatore, di curatore di questi volumi, non in altre vesti, e il mio sarà un intervento introduttivo. Non entrerò nel merito della ricerca, e non per un pizzico, più di un pizzico di imbarazzo, essendo io ad aver promosso questi studi, ma perché lascerei al professor Pallanelli, che è stato magna pars di quest'ultimo progetto, una illustrazione un po' più sistematica della ricerca stessa, del modo in cui è stato impostato, condotto, quali sono i risultati, cioè un po' un intervento di merito. Desidero, come tu hai anticipato, però precisare che questa è l'ultima tappa. Questo dell'ultimo, forse la penultima, perché ne stiamo ideando altro, ma ad oggi l'ultima, di un progetto di ricerca visionario che abbiamo avuto, quindi lo del noi, 35 anni fa, Ah, ciao, largamente benvenuto. qua, Accidenti. e c'eravamo nati. Quando la comunità internazionale degli storici del pensiero economico, fino allora forse divisa, non è una grossa comunità, non è la comunità degli economisti, degli aziendalisti, eccetera, si mise assieme all'inizio degli anni Ottanta per indagare un fenomeno apparentemente marginale, ma sostanziale nella storia dell'evoluzione della scienza economica, era rappresentato dalla nascita delle cattedre di economia. Il titolo riguardava l'istituzionalizzazione delle economie politiche in Europa, Stati Uniti e Giappone. Erano gli inizi degli anni Ottanta, quindi un banale calcolo e ci siamo. E il gruppo italiano, alle origini di questo progetto c'era il professor Piero Barucci, che dai più è conosciuto come ex ministro del Tesoro in un paio di governi, in realtà era un po' il padre nobile della nostra disciplina. In quegli anni noi eravamo veramente, insomma, dei ragazzini, era fra i promotori di questo progetto. E il gruppo italiano, fra i coordinatori c'ero anch'io, lavorando con sistematicità, come deve essere fatto in questo tipo di studi, sistematicità, completezza e ricognizione, portò una messe di materiali all'attenzione della comunità internazionale, e non solo per il primato della cattedra genovesiana rispetto agli altri paesi, qualcuno la rivendicò in questi termini di primato, gli italiani che arrivavano prima, ma ricchezza, varietà, articolazione. Mi indusse, insomma, a ipotizzare uno scenario di ricerca per approfondire tutti questi aspetti istituzionali dell'economia politica, dell'evoluzione dell'economia politica, studio della storia dell'economia politica non solo come studio delle teorie, ma studio dei luoghi all'interno dei quali vengono, luoghi fisici, luoghi istituzionali, vengono prodotte, elaborate le teorie, discusse, disseminate e via via. Di qui l'idea di disegnare un percorso istituzionale. Erano gli anni in cui Bob Coates, maestro di questi studi, lanciava un po', richiamando l'attenzione degli storici su questi temi, lanciava un approccio di sociologia della conoscenza, come definiva, che poi sostanzialmente è anche questi temi, ma non avevano incontrato all'epoca grande riscontro, per cui gli studi di Coates, di Bill Barber, sono nomi che agli studenti forse dicono qualcosa perché hanno studiato sui manuali di questi economisti. In Spagna, Lucci, Pedro Schwarz, insomma, c'era un fermento, ma non concretizzatosi nessuno. Ipotizzare un percorso di ricerca che sistematicamente analizzasse questi luoghi.
la ricerca successiva a questa delle cattedre fu sulle riviste. Mi chiesi quale luogo istituzionale più importante dei periodici, la storia dei periodici, di come gli economisti hanno utilizzato. La nascita delle riviste specialistiche è fenomeno recente, anche se di almeno un secolo, così. Però c'era stato tutto il percorso dove pubblicavano prima questi economisti, quindi dai fogli scientifico-letterari settecenteschi alle riviste un po' omnibus, di scienze, lettere ed arti si chiamavano, avevano il loro spazio, per citarne una ottocentesca, la Nuova Antologia di Protonotari, non era la rivista di economia, ma era una palestra di dibattito economico, ancorché era una rivista letteraria, politica, di scienze letterarie. Le prime riviste specialistiche datano la seconda metà dell'Ottocento, il Giornale degli Economisti su tutti, la Riforma Sociale, per citare una importantissima rivista torinese, e quant'altro. E lì sperimentammo veramente con una qualche libertà d'azione maggiore rispetto all'originario progetto di ricerca internazionale, che risentiva di canoni così particolari, un meccanismo e una pratica di ricerca sistematica. Battemmo a tappeto gli archivi, spogli sistematici di migliaia di letteralmente di periodici, e quindi le annate, perché il mio disegno all'epoca era anche quello di provare a costruire una banca dati sistematica di queste cose. Quindi a qualcuno forse sarà apparso un percorso così estemporaneo. Dopo le riviste mi dicevano: cosa studierete? Io già sapevo, uno scenario articolato così. E quale altro luogo? Giovanni Pavanelli è stato, assieme a Marco Guidi, a me, forse lo studioso che ha partecipato a tutti i progetti. Era ancora ragazzino quando Ma veramente, le calzoni corti, come si dice, nel senso di parlare di differenza. Sì. E assieme a Marco Guidi, che oggi non è presente qui, ma è stato mio coautore sin dall'inizio, di lui era ordinario di storia del pensiero a Pisa. In quale luogo? Ma dove si dibatte l'economia, oltre che nei canali istituzionali, nelle riviste? Sicuramente le società economiche, all'epoca agrarie, per prima nascere così, e poi le associazioni degli economisti, l'Ottocento è ricco di queste iniziative, anche divisive, sorgevano le società in contrapposizione, c'era la società dello Smith, dei liberisti, c'era l'Associazione per il Progresso degli Studi Economici, che era invece quello vincolista, insomma, protezionista, statalista, lune, eccetera. E quindi questo fu un terreno di studio sistematico, ma io ho citato due o tre associazioni, ma in realtà le accademie, quando parliamo di associazioni, pensiamo anzitutto, che fanno parte della storia e della cultura del nostro paese, tutte le accademie prestigiose, all'interno dell'Accademia, ancorché non di economia, si dibatteva di questa scienza nascente, quindi dalle società economiche agrarie, il sottotitolo di quei due o tre volumi, perché ogni ricerca del genere produceva due, tre, a volte anche più volumi, numeri monografici di rivista. È stata anche questa un'iniziativa molto, molto importante. Sono talmente importante che non ricordo qual erano le successe. È il luogo di dibattito dell'economia, e per eccellenza, non dell'economia teorica, ma dell'economia pratica, della politica economica, del Parlamento. Questi economisti nell'Ottocento, c'era una forte osmosi tra economisti e politici, e quindi il Parlamento ha detto: dobbiamo indagare. Ecco, gli economisti parlamentari e gli economisti al governo, come venivano declinate le teorie che venivano elaborate sulle riviste, nelle società scientifiche e quant'altro, dalle cattedre universitarie, in Parlamento, qual è l'eco che c'è stato? E lì abbiamo fatto una grossa ricerca. Pensate, tutti gli atti parlamentari relativi
agli interventi degli economisti, economisti non solo accademici, che pure figuravano nel Parlamento, ma economisti, tra virgolette, schedati e messi a disposizione del gruppo di studiosi per studiare questo fenomeno, sempre con un approccio che partiva dalla figura dell'economista e affrontava poi il dibattito. Così era stato per le riviste, la storia delle singole riviste accompagnata. Altro luogo istituzionale importante per la divulgazione, perché abbiamo studiato dove venivano elaborate queste teorie, discusse, dibattute, ma come venivano divulgate? Attraverso, attraverso i manuali, quindi non solo l'insegnamento accademico che non sempre produce o si appoggia sui manuali, ma anche i manuali che servono ad una divulgazione altra. Quindi abbiamo studiato tutti i trattati e i manuali di economia politica e delle altre scienze affine, altre materie. L'economia veniva insegnata nelle facoltà di giurisprudenza nell'Ottocento, non contrariamente a quanto si ritiene, la facoltà di economia ancora non esistevano. In un processo di rafforzamento di questi studi economici che ha visto l'inserimento della scienza delle finanze intorno alla metà degli anni 70 dell'Ottocento e poi della statistica, queste erano le tre materie economiche che venivano impartite nelle facoltà giuridiche. Intanto sorgevano le scuole superiori di commercio, le prime sono quelle di Venezia, alle quali negli anni 60 dell'Ottocento, e poi Bari e Genova, le prime le cito perché non sono certamente le più significative, negli anni 80 dell'Ottocento, fino ad arrivare alla nascita della Bocconi, i primissimi anni del Novecento, e poi via Trieste, Roma, cioè da lì nasce Torino. Citiamo sempre gli antenati. Sì. E poi quelle di scienze politiche, in realtà l'istituto Cesare Alfieri, cioè la scuola superiore di scienze sociali Cesare Alfieri, che rimase a lungo unico esempio di studi sociali, e si è trasformato in facoltà di scienze politiche poi nel Novecento. Ecco, quindi i manuali ci sembravano ed erano effettivamente una mole di lavoro anche, pensate. Credo che abbiano partecipato a queste nostre ricerche più di 150 studiosi, quindi non solo la comunità degli storici del pensiero, che è sicuramente più modesta numericamente, ma anche tanti economisti attratti dall'interesse per una ricerca che aveva un forte connotato storico, ma poi insomma, l'oggetto dello studio erano le teorie, gli storici economici naturalmente. E così, ma anche sociologi della conoscenza, storici del pensiero politico, eccetera, che si sono tradotti in centinaia di saggi raccolti in 20-25 volumi.